Storia dei Carpocentrali. Immediatamente dopo la battaglia di Porta San Paolo e l'occupazione di Roma da parte dei nazisti, nasce l'organizzazione della resistenza attuata dai partiti del CLN e in particolare dal PC. La città viene divisa in 8 zone operative, nascono i GAP di zona delle Garibaldi, quindi legati al Partito Comunista Italiano. A Roma, dopo la partenza di Longo e Secchia per il nord, il responsabile principale di tutta l'organizzazione comunista è Giorgio Amendola, che è membro della giunta militare del CLN, insieme a Sandro Pertini del PSIUP, Riccardo Bauer del Partito d'Azione, Giuseppe Spadaro della Democrazia Cristiana e Mario Closio del Partito Liberale. Il comando militare dei GAP di zona viene affidato a Fabrizio Onofri. Ogni zona aveva un suo comandante e un vicecomandante. Mario Fiorentini viene nominato vicecomandante della quarta zona, centro di Roma, il cui comandante è Mario Leporatti. Più tardi verrà affiancato da Rosario Bentivegna. Naturalmente, facendo parte delle Garibaldi, i capi di zona facevano riferimento al comando regionale guidato da Pompilio Molinari e al comando cittadino guidato da Antonio Ciccarini. Del comando regionale delle Garibaldi fanno anche parte Valentino Gerratana, Antonello Trombadori, Carlo Salinari e i fratelli Alfio e Alvaro Marchini. I GAP di zona iniziano a sparare e già nel mese di settembre e di ottobre portano a segno numerose azioni. In quel maledetto ottobre 1943 accadono due fatti importanti che probabilmente sono all'origine della nascita dei GAP centrali. Il 7 ottobre vengono disarmati i carabinieri e circa 2500 vengono deportati in Germania. Il 16 ottobre i nazisti circondano il ghetto ebraico, portano via più di 1000 ebrei romani, caricati sui camion, donne, bambini, anziani, vengono trasferiti al collegio militare di Via della Lungara per poi essere deportati nei campi di sterminio. Ne torneranno 17. Sulla relazione tra il rastrellamento degli ebrei e la nascita dei GAP centrali riporto la testimonianza di Marisa Musu. È stata la tragica razzia del 16 ottobre nel ghetto, col suo bottino di oltre 1022 deportati, ne torneranno solo 15, una sola donna e nessuno degli oltre 200 bambini, un crimine portato a termine senza che le forze clandestine siano state in grado di opporre la minima reazione, quella che ha indotto il Partito Comunista a rompere gli indugi e a procedere alla formazione dei GAP. Uno per ciascuna delle 8 zone militari in cui la città viene suddivisa, mentre uno speciale reparto formato da 4 squadre di 5 uomini ciascuna, i GAP centrali, è messo alle dirette dipendenze del Comitato Militare Cittadino. Ricorda Mario Fiorentini. Il salto di qualità avvenne verso la metà di ottobre, non ricordo con precisione, ma probabilmente subito dopo il disarmo dei carabinieri e la deportazione degli ebrei. Un gruppo di noi disse: va bene l'organizzazione di Roma con le sue 8 zone, ma dobbiamo selezionare alcuni degli elementi più audaci per fare azioni militari importanti. Fu così che costituimmo i 4 GAP centrali, formati da uomini e donne che avevano già fatto delle azioni, quindi già sapevano come muoversi all'interno della città e come affrontare la guerriglia urbana contro un nemico decisamente più forte. Quello che noi volevamo era un deciso salto di qualità nell'azione di guerriglia contro l'esercito nazista, che per noi, su questo non avevamo dubbi, era l'esercito che occupava il nostro paese. Quindi la nostra era una guerra patriottica. Ovviamente liberare l'Italia dall'oppressione nazista e dai fascisti che collaboravano con loro contro i loro stessi connazionali. Il primo GAP centrale, l'Antonio Gramsci, viene formato all'incirca alla fine di ottobre davanti al Fontanone di Ponte Sistro. All'inizio ottobre. Quel giorno erano presenti Carlo Salinari, Mario Fiorentini, Giulio Cortini e Danilo Nitri. Si costituisce la prima coppia di gappisti formata da Mario Fiorentini e Lucia Ottobrini. Il secondo gatto centrale a formarsi è stato probabilmente il Gastone Sozzi, formato dalla coppia Franco Calamandrei e Maria Teresa Regard,
I due si incontrarono davanti alla fontana di Piazza Mazzini il 7 novembre. Il terzo gatto centrale, o secondo, anche Mario non ricorda bene, è stato il Carlo Pisacane, formato dalla coppia Rosario Pontivegna e Carla Capponi. Infine viene formato il quarto gatto centrale, Giuseppe Garibaldi, formato dalla coppia Ernesto Borghesi e Marisa Musu. I quattro capi centrali sono comandati da Antonello Trombatori fino al suo arresto avvenuto nel febbraio 1944. Successivamente, organizzati in due reti dopo lo sbarco di Anzio, sono comandati da Carlo Salinari e Franco Calamandrei. I capi centrali sono stati i protagonisti delle più eclatanti azioni a Roma, fino alla legittimazione di guerra di via Rasella, la più importante messa a segno non solo in una città italiana, ma possiamo affermare europea. La resistenza non solo nasce a Roma, con la battaglia di Porta San Paolo, ma per quanto riguarda la guerriglia urbana, con i quattro capi centrali, ha segnato sicuramente il punto più alto della storia della resistenza.